Io sto con il postino, all'iniziativa promossa dai Covas Poste di Firenze stamani contro i provvedimenti disciplinari di Poste Italiane nei confronti di Edoardo Todaro, postino particolarmente conosciuto nella zona di Via Panicale del Mercato Centrale, nonché rappresentante RSU RLS, con oltre 30 anni di servizio nel recapito, che è stato oggetto di ben due contestazioni disciplinari. Una ha portato alla multa di 4 ore di retribuzione per non aver azzerato tutto il corriere giornaliero in carico e l'altra per aver caricato in modo disordinato i pacchi nel Fridac a sua disposizione. Nessun dirigente postale, che sia piccolo o grande nel grado della gerarchia postale, ha mai detto come si debba mettere la posta in maniera ordinata, qual è l'ordine per Poste Italiane. Quindi queste sono assolutamente false. La terza, che ha forse un leggero fondo di verità, è che io avrei offeso i dirigenti di Poste Italiane del mio ufficio. In un momento di rabbia, sotto lo stress in cui siamo sottoposti in questo momento, può darsi che io quella frase la possa aver anche detta. Solamente non era rivolta a nessuno a livello personale, non era riferita a Tizio Accaio, era riferito ai dirigenti di Poste Italiane che, come dicevo, stanno sottoponendo a un livello molto stressante i lavoratori del recapito. I Covas temono che dietro a questo accanimento nei confronti del collega postino difeso dagli abitanti della zona si nasconda la volontà di annientare un sindacalista scomodo che da tempo accusa Poste Italiane di mala gestione della corrispondenza frutto di eccessivi tagli di personale e di allungamento delle zone di recapito, che nel periodo di ferie come quello attuale corrisponde al caos totale, con il risultato di avere lettere ferme anche 15 giorni. Posso solo dire di aver visto la bicicletta di Edo trasformarsi da una bicicletta portalettere a un camion. Edo tutti i giorni viene con questa bicicletta, si ferma qui. Prima si riusciva magari a fare 3 secondi di chiacchiere, adesso è impossibile perché è sempre a correre e non credo che sia uno che scansi il lavoro.